Giorgio, si impara di più da una sconfitta o da una vittoria? Uno spera sempre di non perdere, ma la verità è che la sconfitta ti serve per ritrovare i giusti stimoli, la giusta attenzione per riuscire a poi arrivare alla vittoria finale. Quando vinci un campionato, la gioia è al momento della premiazione o la vivi partita dopo partita? Qui alla Juve la verità è che vincere è quasi un obbligo, quindi quando arrivi alla vittoria senti come da aver fatto il tuo, e più che l'esaltazione penso ci sia il relax dopo tanti mesi di sacrifici. Come fai a marcare gli attaccanti come si faceva una volta? Marcare un attaccante diventa quasi come una sfida personale, quindi devi provare piacere a anticipare l'attaccante, capire i suoi movimenti e cercare di non farlo segnare. Per rimanere 12 anni in bianconero, hai utilizzato una ricetta particolare? Per rimanere tanti anni alla Juventus bisogna essere persone di un certo tipo e lavorare con passione tutti i giorni, poi il campo è solo una conseguenza. Dopo la fine di una partita, tu e il centravanti avversario, riuscite a scherzare su come vi siete affrontati campo? Invecchiando sono migliorato in questo e devo ammettere che riesco ad avere buoni rapporti con gli attaccanti avversari. In gioventù era un po' più bellicoso. Difensore, è uno stile di vita? Difensore è uno stile di vita in campo sicuro, nello sport sicuro, perché devi provare piacere a non far segnare l'avversario, a vincere il tuo duello per distruggere, fra virgolette, quello che vuole fare l'attaccante avversario. Ciao Giorgio, e fino alla fine. Forza Juventus!